Rovagnati e dalla Food Academy, dall'Academy Rovagnati Food Experience, la scuola vincitrice è la impresa con il piatto di un'impresa di famiglia di anche quest'anno chi ha rischiato è stato premiato in maniera facile. Complimenti ragazzi, grazie a voi per aver partecipato a questa serata, grazie per aver dato il vostro giudizio e ora davvero diamo tanto le cose per la festa, ma io vorrei chiedere due parole a Davide, ma davvero mi sembra molto bravissimi. Allora, eccoli i vincitori del premio dell'Accademia Rovagnati. Dunque, l'istituto è Impresa di Carrate Brianza, il professor Farina Gilberto. Gilberto Farina, ristoratore. Ristoratore a Carrate Brianza. A casa sua. E i ragazzi, come vi chiamate? Giuseppe Labastro e Davide Busato. Senti Davide, hai pianto di gioia perché l'hai un po' pensato tu questo piatto, è vero? Sì, vero. Ci avete creduto subito che lui poteva inventarlo oppure l'avete giustamente preso in giro per un mesetto? No, ci abbiamo creduto. Ti hanno dato forza i tuoi compagni? Sì, no? Sì, primo sì. È il primo concorso che fai? Sì, questo è il primo. Bello. Allora, si può credere in questo mestiere? Ma ci mancherebbe, anzi, tutt'altro. Questa è la dimostrazione, questa una è la dimostrazione. Che con la volontà e con lo spirito di iniziativa si possono fare tante cose. Cosa diciamo ai ragazzi che ci ascoltano? In bocca al lupo innanzitutto a loro, perché tra pochi mesi andranno al mondo del lavoro. Sapete già dove? Beh, con questo premio un'occasione in più ce l'avrete di sicuro. E con questi 5.000 euro all'istituto cosa si potrà migliorare finalmente? Sicuramente qualche attrezzatura in laboratorio ce la possiamo aiutare e senz'altro. Perfetto, scriveranno il tuo nome sull'attrezzatura allora. In bocca al lupo ragazzi. Grazie.